Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, parte la campagna Salviamo i giardini del Porcinai dal degrado, campagna promossa da SOS Arezzo TV. E noi abbiamo qui con noi il rettore di Porta Santo Spirito, al quale lanciamo l'idea. Con questa campagna noi vogliamo raccogliere le firme degli aretini per dire basta a questo scempio, a questo degrado ordinario di tutti i giorni. Consegneremo le firme al sindaco e nello stesso tempo lanceremo la proposta al primo cittadino di affidare in gestione i giardini al quartiere di Porta Santo Spirito, perché è una situazione che si risolve solo con voi. Io ti ringrazio per le parole che hai detto e mi piacerebbe essere il primo della lista di questo elenco di firmatari. Noi come quartiere di Santo Spirito saremmo ben lieti di poter prendere in adozione i giardinetti del Porcinai, perché a noi ci ampliano molto gli spazi. Abbiamo visto da quando effettuiamo qui pre-giostra di avere un buon riscontro di partecipazione non soltanto dai quartieristi del nostro quartiere ma da parte di tutta la città. Noi abbiamo già un accordo con l'amministrazione comunale e con il Verde Pubblico, in particolar modo con il dottor Strazzullo, per una manutenzione ordinaria dei giardinetti, come il ripristino del verde delle aiole, come il ripristino delle catene che sono la recinzione dei giardinetti. Noi, se questa cosa si dovesse verificare, saremmo ben lieti di poter adottare i giardinetti del Porcinai e ci impegneremo al massimo per dargli una vivibilità molto migliore di quella attuale. Voglio ricordare per questo, da quando noi abbiamo il bastione di Ponente, quello posto in via Spinello, abbiamo realizzato al suo interno una bellissima struttura dove abbiamo collegato e collocato tutti i nostri reperti storici, e abbiamo avuto anche un grande riscontro da parte di tutta la città, perché tutte le domeniche abbiamo un gran numero di visitatori, e penso che potremmo fare lo stesso posto dei giardinetti del Porcinai. Rettore, d'altra parte qui il degrado è sotto gli occhi di tutti, i residenti sono incazzati perché arrabbiati non basta, la città non intende più vedere questo spettacolo indecoroso, e allora non ci sarebbero più anche persone emarginate con il vostro intervento, perché potrebbero partecipare anche all'attività. Da quando voi avete preso questi giardini, fra virgolette, le cose quantomeno sotto la giostra sono cambiate. Avete una funzione sociale importante all'interno della società, quindi perché non provare questa strada? Il sindaco ha detto che non ci sono risorse, che non può tenere un vigile fisso qui, i comuni navigano in brutte acque per quanto riguarda i soldi, e allora adoperiamo anche in questo caso il quartiere di Santo Spirito. Assolutamente, il quartiere è composto da tantissima gente, tutta gente che fa del volontariato, tutta gente che si impegna per tenere e mantenere al meglio i luoghi che ci vengono assegnati dall'amministrazione comunale, e stessa cosa potremmo fare con i giardinetti del Porcinai. Naturalmente ci vuole la stretta collaborazione dell'amministrazione comunale, perché ci sono degli interventi da fare. Si potrebbe anche fare opera di vigilanza ed integrazione per tutti coloro che vi vogliono partecipare e vivere una realtà completamente diversa da quella attuale. Allora, noi iniziamo con la raccolta delle firme attraverso le mail con la nostra redazione SOS Arezzo TV, ma anche si può andare a firmare anche al quartiere di Porta Santo Spirito, non è così, rettore? Assolutamente sì, anche approfittando di questo periodo di pre-giostra in cui il quartiere è aperto tutti i giorni fino a sera tarda, sicché chi vuole partecipare a questa bellissima iniziativa è pregato di venire qui al quartiere e gli daremo tutte le informazioni del caso. Poi consegneremo al termine tutto al sindaco e vi terremo informati delle firme che raggiungeremo. Ciao a tutti.